oggi la possibilità, il privilegio di poter approfondire delle tematiche che abbiamo affrontato più e più volte qui ai microfoni di Open Day, nello specifico a 50 sfumature di green. Abbiamo la possibilità di farlo con il neo assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, che ha i nostri microfoni. Buonasera, assessore. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, assessore, io parto immediatamente, cercherò di essere veloce perché lei ha degli impegni da rispettare e non saremo noi a farglieli mancare, assessore. Allora, io partirei immediatamente da una cosa che ci riguarda, che abbiamo affrontato e che ci sta a cuore, ovvero il piano di raccolta differenziata, sia quella che riguarda le utenze domestiche, sia quella che concerne le utenze non domestiche. Come siamo messi? In che stato è Roma? Allora, noi stiamo elaborando in tempi brevissimi il piano sostenibile di gestione dei rifiuti, che prevede al primo posto un piano per la riduzione della produzione dei rifiuti. Questa è una cosa fondamentale da applicare da subito, perché qui a Roma si producono troppi rifiuti. A Roma, come anche in Italia, non certo. Solo a Roma, è chiaro. Noi produciamo veramente troppi rifiuti, possiamo mettere in campo una serie di azioni, anche tante, che ci consentono di ridurre la nostra produzione di imballaggi, la produzione di plastiche, la produzione di tutte quelle, diciamo, quei materiali post consumo che spesso non diventano poi oggetto della raccolta differenziata. Quindi al primo posto riduzione, come dice la Commissione europea, della produzione dei rifiuti. Ognuno di noi deve essere attento, custode del pianeta, sì. E in questo senso porsi questo problema. Al secondo posto nel nostro piano c'è la proposta appunto di estendere la raccolta domiciliarizzata un po' a tutta la città. Quindi partiremo a breve nel sesto municipio, sì. Nel senso che diciamo cercheremo di dare prosecuzione a una serie di attività che sono state già avviate a Roma di raccolta porta a porta. E poi abbiamo già avviato anche delle collaborazioni con il Comieco per la raccolta della carta e dei cartoni attraverso un protocollo che ha sigillato con il Comieco, cioè cercheremo di differenziare bene i nostri rifiuti e soprattutto differenziarli in modo da avere quella qualità anche merceologica del rifiuto che ci consente di metterlo sul mercato e di far tornare ad avere vita tutti questi materiali post consumo, perché come io ribadisco e lo ridico magari anche in questa occasione, sì. I rifiuti non vorrei più chiamarli rifiuti ma materiali post consumo che possono ancora essere e tornare ad avere vita. Inoltre certo. Cercheremo di attivare nei diversi municipi le cosiddette fabbriche dei materiali, centri per il riuso, in modo tale che tutto quello che può essere riutilizzato dovrà essere oggetto appunto di attenzione. Infine, nella pianificazione sarà nostra intenzione sì. Mettere poi, valorizzare anche quella che è la frazione residua, in modo sempre ovviamente sostenibile, in particolare per quello che riguarda l'organico, che è molto importante, che può dare di nuovo appunto vigore ai nostri terreni quando tendono, ahimè, appunto alla desertificazione, e quindi da questo punto di vista si tratta anche qui di non di imparare già da subito quando siamo nelle nostre cucine sì. A separare l'organico, perché l'organico è prezioso sempre per il nostro pianeta. Certo. Infine un ragionamento complessivo, dovremmo farlo anche sulle percentuali di raccolta, dicendo che alla fine di tutto questo nostro progetto, diciamo alla fine del nostro mandato, dovremmo raggiungere più dell'80% di raccolta differenziata, il che significa che se valorizziamo anche la frazione residua secca possiamo raggiungere il cosiddetto principio dello zero rifiuti, rifiuti zero. Benissimo, io non l'ho interrotta, avrei posto alcune domande ma saremmo andati a parare praticamente sugli argomenti che poi lei stessa ha sviscerato, assessore. Quindi bene così, un'altra domanda però gliela faccio, perché all'interno di questo progetto che lei ha illustrato così dettagliatamente, vorrei sapere che ruolo riveste il cittadino e soprattutto l'importanza di una campagna di sensibilizzazione ambientale che sia capillare e che soprattutto sia collocata all'interno di un percorso partecipato. Ecco, allora, per noi è importantissimo il ruolo del cittadino e poi lo spiego anche in che senso. Il cittadino ci guadagna anche,
Allora, è importante il ruolo del cittadino perché significa cambiare un pochino gli stili di vita, quindi significa però avviare, noi lo faremo con dei forum, degli stakeholders, quindi dei forum, dei cosiddetti protagonisti di questi percorsi che saranno i cittadini, ma anche gli amministratori di condominio, ma anche le parrocchie, ma anche tutti quei soggetti, diciamo, i centri sociali, i centri anziani, cioè tutti quelle realtà anche sociali che possono sicuramente contribuire a cambiare e a convertire un po' la nostra logica con cui appunto ragioniamo sui rifiuti. Quindi noi faremo anche delle grandi, importantissime campagne di comunicazione, di informazione, perché i cittadini dovranno essere informati. Ho dimenticato di parlare delle isole ecologiche, cercheremo di estendere in questa città e di migliorare, di aumentare, incrementare l'opportunità di avere isole ecologiche fatte bene, belle come quelle che ci sono in tanti paesi del nord Europa, ma anche in tante città italiane, in cui chi ha i rifiuti ingombranti, chi ha i rifiuti pericolosi, può tranquillamente, con tranquillità, portare il proprio rifiuto e questo rifiuto può avere un circuito virtuoso, come ad esempio oggi avviene per gli oli, dove quasi il 99% degli oli che vengono consegnati appunto di nuovo ai produttori torna ad avere vita. Quindi è importantissimo, questo è un esempio di un meccanismo assolutamente virtuoso. Certo. Quindi non andiamo a inquinare i fiumi, non andiamo a inquinare i mari, i nostri mari, e facciamo un'opera virtuosa. Ma in più io vorrei dire questo. Prego, prego. Se noi davvero riuscissimo per ogni cittadino romano a ridurre di 100 kg la produzione dei nostri rifiuti, come dicevo, imballaggi, plastica, eccetera, eccetera, noi avremo un risparmio in termini di costi di smaltimento e avremo un risparmio anche in termini poi di quello che si paga per i rifiuti, per i materiali post-consumo, che potrebbe aggirarsi, se otteniamo questo risultato, di ridurre di, a questo punto, nei 4 anni in cui è prevista l'attività dell'amministrazione, di circa 300.000 tonnellate, potremmo risparmiare veramente milioni e milioni di euro in termini di appunto spese per la gestione dei rifiuti. Beh. Questo è un dato importantissimo, ma questo si fa solo con il contributo, per questo ve l'ho ricordato, con il contributo di ogni singolo cittadino. Certo. Questo è importantissimo. Vero, brava assessore, devo dire. E soprattutto vorrei anche aggiungere questo da Energy Manager, soprattutto il rifiuto non è più una cosa negativa, diventerà positiva, soprattutto perché ci sono oggi i mezzi per trasformare il rifiuto, assessore, lei penso me lo possa confermare, proprio in energia, quindi la plastica può essere riutilizzata gli elementi che non possono essere utilizzati a volte possono anche essere fonte di energia per normalmente produrre riscaldamento per i condomini e altro. Quindi io comunque, guardi, le faccio l'esempio del processo, che è un processo che a me convince molto, è processo ad esempio di estrusione, è un processo appunto che si fa tranquillamente in attività industriali. Io ho un esempio di rifiuti zero, per esempio con le plastiche utilizzate appunto per gli imballaggi dell'industria ceramica. Mm-hmm. L'industria ceramica fa rifiuti zero da questo punto di vista, poi fa altre cose, ma comunque da questo punto di vista fa, perché riutilizza sempre la stessa plastica che va in estrusione, che riproduce senza bruciare, quindi senza creare danni all'ambiente, materiale plastico che viene di nuovo utilizzato sempre per la stessa attività. Quindi abbiamo anche degli esempi industriali che dimostrano come questi processi sono processi che possono portare a un riutilizzo totale del materiale. Quindi la valorizzazione da questo punto di vista anche del residuo può essere molto importante. Certo. In modo, deve essere ovviamente assolutamente gestita in modo sostenibile, ma ormai esistono anche appunto tecnologie molto importanti che appunto consentono di fare questo. Certo, ultima domanda al neo assessore alla sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari, che ci ha fatto la cortesia di essere presente ai microfoni di Open Day. L'argomento è centrale per il Comune di Roma.
Roma, si parla del progetto Stadio della Roma Tor di Valle, assessore, che si propone come un esempio non solo di rigenerazione urbana, ma anche di sostenibilità energetica e ambientale. È stata posta, almeno stando al progetto, grande attenzione alle politiche di mobilità sostenibile, dando priorità all'energia pulita prodotta da fonti rinnovabili. Ecco, volevo sapere da lei se ha avuto modo di visionare il progetto e se è veramente soddisfatta. C'è questa attenzione all'ambiente? Non ho avuto ancora modo di visionare questo progetto, quindi la cosa che voglio dire però è questa, sì, in generale, che oggi occorre, e questo lo faremo anche attraverso il piano per l'energia sostenibile, dove è possibile ad esempio che i parcheggi abbiano coperture con fotovoltaico, oh, certo, che le rotonde possano essere costruite appunto con sistemi anche fotovoltaici, sì, che diciamo l'utilizzo di energia rinnovabile e di efficienza energetica deve essere un principio che metteremo in campo assolutamente. Noi comunque ci stiamo per impegnare nella revisione del PAIS per la riduzione della produzione di CO2 come stabilita appunto, sì, dal protocollo di Kyoto, ma poi anche io ho partecipato a Parigi alla conferenza sull'ambiente e dal successivo appunto accordo di Parigi, sì, quindi certamente la città di Roma è una città che andrà nella direzione dell'applicazione concreta di quello che è stato appunto anche concordato nella conferenza sui cambiamenti climatici a Parigi. Benissimo, grazie, ne siamo assolutamente entusiasti e speriamo di vedere realizzate tutte queste buone intenzioni a brevissimo termine. Grazie ancora all'assessore Pinuccia Montanari, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi tutti, grazie, buon lavoro. Buon lavoro.